Presa la decisione, è sufficiente caricare le bici in auto, guidare fino a Milano e montare sul primo aereo che porta a Cipro. In poco più di 3 ore di volo ci si lascia alle spalle la pioggia per trovarsi subito su strade deserte e assolate. Il caldo scalda le ossa, grazie alla totale mancanza di umidità. Cipro sembra fatta apposta per ospitare i ciclisti. Non solo le strade sono in buone condizioni, ma la moltitudine di colori e odori della macchia mediterranea rendono il percorso sempre diverso. Insomma, non ci si annoia mai, nemmeno quando l'asfalto lascia il posto a dolci sterrate che scorrono lungo la linea del Mediterraneo. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me. So I can. Ma Cipro non è soltanto un paradiso per i ciclisti e per la quasi totale mancanza di automobili. Non ci sono soltanto il sole e il mare. L'isola ha soprattutto una storia tragica, fatta di guerre, conflitti e violenze, che hanno visto contrapporsi per oltre 40 anni le popolazioni di lingua greca e quelle di lingua turca. Nel 1974 i due popoli vennero alle armi, fino a che il sangue non macchiò l'asfalto. Quello che resta del conflitto sono chilometri di filo spinato, casematte dell'esercito e un interminabile muro che spacca metà l'isola da sud a nord, spezzando in due anche la capitale Nicosia. Dall'aeroporto di Larnaca bastano pochi colpi di pedale per arrivare al confine tra la Grecia e la Turchia. Ad Angelos Nikolaos le formalità comunque sono ridotte al minimo. Passaporto, due domande e la foto di rito sul confine turco è già archiviata in vista delle bellezze di Famagosta, città genovese, poi veneziana e infine, dopo altro sangue, ottomana e turca. Tra una chiesetta bizantina e una basilica trasformata in moschea, la strada costiera si snoda per oltre 200 km nella più totale assenza di traffico. Anzi no, sulla carreggiata gli occupanti ci sono e sono a dire il vero molto più curiosi delle guardie di frontiera. Mentre il drago e il cammello discutono della fauna dell'isola, noi ci scattiamo la foto ricordo di Deep Carpaz e ripartiamo seguendo la linea della costa ampiamente colonizzata dai britannici, che hanno costruito villette, condomini e interi quartieri dove si parla inglese. Immancabile dunque il brunch al Sea Breeze, un bar sulla spiaggia tipicamente inglese che non ha nulla da invidiare alla costa di Brighton. Dopo un pranzo a base di uova e bacon è ora di ripartire per la fetta greca di Cipro. Anche in questo caso basta presentare il passaporto e rispondere a 2 o 3 domande, pochi colpi di pedale e cambiano bandiere, simboli e colori. Non ci siamo mossi che di pochi metri, ma siamo di nuovo in Europa. Da questo punto in poi si tratta di salire, perché i monasteri ortodossi non stanno mai a livello del mare e costringono i pellegrini ad arrampicarsi per almeno 1000 metri di dislivello prima di farsi vedere dietro le cime delle montagne.
Le salite tirano, rallentando le medie che finora erano state di tutto rispetto. Fortuna che al primo bar in cui ci fermiamo veniamo subito riconosciuti come italiani. A mo' di saluto, un anziano del paese evoca Berlusconi e Cicciolina. E poco importa che Ilona Staller di italiano abbia poco o niente e che la nostra reazione al nome dell'ex presidente del Consiglio non sia delle più lusinghiere. La politica nostrana viene ricordata come merita in un dibattito appassionato in greco stretto a cui evidentemente non siamo stati invitati. A ogni curva il paesaggio cambia. E dopo le salite troviamo le discese per poi risalire ancora come stessimo viaggiando sull'elettrocardiogramma di un cuore vivace. Il percorso dei Monti Trodos si snoda tra montagne, valli e paesini minuscoli, investendoci gli odori di bosco, regalandoci aria fresca e viste mozzafiato su paesaggi da sogno. Cipro non delude mai e si dimostra ad ogni curva un piccolo paradiso medio orientale capace di regalare continue emozioni. Il Monte Olimpo fa da sfondo a cime minori, su una delle quali sorge il monastero di Kikkos. I mosaici tirati a lucido e le architetture ortodosse sono fatte di linee semplici, a differenza del nostro ingresso nel tempio. A causa del nostro abbigliamento ciclistico, giudicato evidentemente troppo succinto, ci viene fatto indossare una specie di saio viola, con tecniche di chiusura delle cinture estremamente complicate. Risolto l'inghippo ed entrati nel monastero, la settimana di isolamento e castità a bordo della bicicletta si fa chiaramente sentire, con reazioni clamorosamente poco adatte alla sacralità di dal luogo. Il sole però tramonta molto presto ed è già ora di buttarsi a capofitto nelle lunghe discese che ci riporteranno sulla costa sud, prima all'Emesos e poi nuovamente all'aeroporto di Larnaca, inizio e fine dei nostri 700 km attorno all'isola. Yeah.